Allora, è tipo la quinta volta che giro questo video, giusto perché non mi imbarazza neanche un po' fare questo tipo di video, però ci tenevo un sacco a farlo perché volevo darvi la notizia anche qua, soprattutto perché chi mi segue su Twitter e su Facebook ha, diciamo, vissuto con me queste giornate, però ci sono anche persone che magari non hanno i social network e quindi volevo parlarvene un po' anche su questo canale, che poi in realtà inizialmente, diciamo, ce lo era la via di comunicazione principale. Tornerà la via di comunicazione principale, ve lo prometto, però come vedete non riesco tanto ad organizzarmi e è molto più diretto sicuramente Twitter e Facebook, cioè quello proprio a livello giornaliero, e quindi insomma ci tenevo comunque a fare un video anche qua e a raccontarvi. Allora, cosa è successo? In realtà vi ho fatto vedere il giornale perché non è che c'è un'intervista o comunque c'è una cosa alla quale tengo molto ed è una cosa alla quale comunque sto lavorando da diversi mesi, è una cosa per la quale ho fatto molti cambiamenti, cambiamenti anche di studio e che comunque sono stati molto pensati e anche molto sofferti, e diciamo che ho passato un po' periodi così, però non lo davo a vedere, o comunque diciamo che non sono una persona che sventola tanto ai 420 le proprie cose, soprattutto ultimamente, devo dire, qua su YouTube, perché non lo so, negli ultimi mesi come mondo mi ha un po' deluso, però non ha deluso solo me, ma ha deluso tantissime altre persone, perché c'è molta più cattiveria rispetto agli inizi, e quindi insomma diciamo che ho reso molto più partecipi le persone che mi seguono forse sugli altri social network, che magari mi seguono anche qua, però tralasciando un pochino il fatto che quando vengo qui uno deve, non è più come all'inizio, deve sempre stare attento a quello che dice, deve pensare 500 volte se dirò meno una cosa, perché comunque è molto più facile qua, senza un nome e un cognome, riuscire a dire le cattiverie anche gratuite. Quindi insomma diciamo che io qua mi sono un po' frenata e penso che comunque chi mi segue dall'inizio se ne sia accorto. Detto questo, perché vi ho mostrato il giornale? Allora, perché da questo mese c'è il mio primo articolo, quindi scritto da me, e diciamo che più che un articolo è una vera e propria intera pagina. Questa, diciamo, collaborazione che c'è con Flair va in realtà avanti da luglio, cioè in realtà ne abbiamo iniziato a parlare a luglio, e perché comunque insomma io sto puntando molto al, diciamo, al lato giornalistico, perché comunque sto raccogliendo gli articoli, e anche qua ne ho parlato sul blog per il discorso del patentino pubblicista, che comunque adesso si sta rivoluzionando tutto con queste nuove leggi che stanno uscendo. Comunque diciamo che ho cambiato anche comunque direzione degli studi, quindi adesso sto studiando comunque per, diciamo, un domani riuscire a diventare giornalista. E comunque rimanendo nel mio campo, quello che è comunque il campo del beauty. Quindi c'è stata questa occasione, c'è stato questo incontro ad ottobre circa, e sono andata a Mondadori. Infatti avevo postato sul profilo personale, avevo fatto il login dentro a Mondadori, infatti tipo le persone che mi conoscevano, Roby, abbiamo visto un login a Mondadori, sì, però cioè, non potevo ancora dire assolutamente nulla, anche perché comunque non c'era ai tempi ancora niente di certo. Non sarà, almeno inizialmente, una collaborazione ogni mese, perché comunque per dirvi adesso marzo, questo è il numero di febbraio, poi comunque ve lo faccio vedere, non ci sarò, perché comunque per i tempi non ce l'ho fatta, poi ho avuto il tuo computer rotto 15 giorni, insomma vari casini, e però ad aprile praticamente quasi sicuramente ci sarò, poi via via insomma vi terrò aggiornato ogni mese. È una pagina, e ringrazio comunque perché ci hanno tenuto a darmi una pagina. Io all'inizio, magari quando avevamo iniziato a parlarne, tipo pensavo, vabbè, tipo sarà un trafiletto, invece cioè una pagina è una pagina, e insomma non vi dico, cioè poi in questi giorni non usciva con il fatto degli scioperi, così, quindi cioè, fino all'ultimo veramente sofferto, poi doveva uscire nel numero di gennaio, però ci sono stati dei problemi, quindi lì non sarebbe stata una pagina, e quindi insomma si è deciso di fare questa scelta di farlo uscire nel mese di febbraio, che poi è il mese del mio compleanno, quindi ho detto faccio un autoregalo. E su
Il momento più emozionante, vabbè, io questa ho ricevuto due copie direttamente da Mondadori, quindi non ho ancora avuto il piacere di andarla a acquistare in edicola perché in realtà è uscita il 25, però qua con il fatto appunto degli scioperi ci sono stati un sacco di ritardi e quindi insomma ho aspettato e avete aspettato con me perché insomma tantissime mi avete scritto che non riuscivate a trovarlo, che comunque c'erano state varie difficoltà, però insomma adesso pare che sia stato distribuito quasi in tutta Italia, spero anche nelle isole perché in tante mi scrivete da là. E niente, ogni mese avrà un tema diverso. In realtà nasce come un po' uno spunto tipo di un diario di una beauty blogger. Io in realtà, sapete, nasco qua su YouTube, però diciamo che la mia evoluzione è stata verso il blog. Il blog perché, vabbè, da sempre ho tipo dalle elementari, credo, mi è sempre piaciuto tantissimo scrivere. Poi quando ho avuto il mio primo computer, proprio mi non so, cioè scrivevo tipo anche delle storie. Mi ricordo, se lo trovo, vi giuro che ve lo faccio vedere. Avevo scritto tipo, leggevo piccoli brividi. Non so se voi avevate quel periodo, avete avuto anche voi quel periodo. E tipo i primi piccoli brividi che uscivano. E mi ricordo che tipo mi sono sparata dei pomeriggi a scrivere il mio libro di piccoli brividi. Cioè, vabbè. E ho questo ricordo, cioè, di questa cosa che non ho mai più trovato, ma sono sicura che c'era da qualche parte perché l'ho visto tipo un po' di anni fa. Quindi diciamo che la scrittura mi è sempre piaciuta e ho sempre creduto in questa forma di comunicazione. Forse per molti più anni ho creduto nella scrittura che nel discorso dei video, perché comunque anni fa non c'erano, quindi tipo il discorso del blog, prima più personale, tipo diario, poi comunque è sfociata questa cosa del beauty e quindi diciamo che ho incanalato tutto in un'unica direzione, ho messo la prima e ho dato gas e sono partita. Quindi insomma io sto puntando molto su questa cosa e però sono sicura, cioè e lo dico sempre, che non possono essere due strade che vanno una da una parte e una dall'altra, cioè comunque in questi anni ho avuto modo di diciamo crescere anche a livello proprio di studio e di approfondimento per quanto riguarda proprio il mondo del trucco, quindi proprio truccare le persone. E quindi io dico sempre che non sono due cose che devono andare assolutamente divise, perché comunque credo che una persona per scrivere anche semplicemente di una crema idratante deve sapere cioè, cosa sta dicendo e magari non averla provata solo su se stessa, ma aver avuto la possibilità di provarla e di essersi confrontata anche con altre persone. Quindi tante volte magari tipo, non so, amici, parenti, così mi hanno detto, sì, ma tu cosa vuoi? Cioè, abbiamo capito come puntare lì, però continui a fare anche il resto, sì, perché comunque credo che siano due cose che unite e portate avanti insieme, comunque possano dare di più rispetto a una persona che magari porta avanti solo una cosa. Sicuramente sarà cioè, un po' difficile, un po' faticoso, però diciamo che per adesso mi ha aiutato molto, quindi quando mi trovo di fronte a una cosa che devo spiegare, devo raccontare, devo approfondire, mi è molto più facile se so di cosa sto parlando. L'articolo che vedrete, allora è a pagina, in realtà c'è a pagina 36, c'è la biografia con la foto, cioè è stata esilarante, eccola qua. E a pagina 244, mi dovrei giocare questi numeri, c'è l'articolo che è un'intera pagina ed è questo qui, dove parlo in realtà dell'importanza del packaging per quanto riguarda i prodotti cosmetici appunto nella storia. Quindi ho fatto un'analisi, ho fatto tantissime ricerche, purtroppo le battute erano quelle che erano, cioè per una pagina, vedete, ci sono comunque molte immagini e vi devo dire che mi sono divertita un sacco, cioè ho fatto tipo delle ricerche proprio nel profondo e in Italia non ci sono informazioni di nessun tipo per quanto riguarda proprio il discorso storico dei cosmetici, quindi sono dovuta andare a tipo prendere test in inglese, a fare delle ricerche, andare a fare delle domande anche persone proprio del settore magari che vivono all'estero, però è stato troppo bello. Infatti mi dispiace perché in Italia non esiste un libro che parli della storia della cosmetica. E ci sono giusto degli accenni in qualche libro teorico che si usa durante i corsi, però proprio un libro che parla di quello, come quello di Madeleine Mars, che è famosa perché è una storica,
inglese credo, o americana, comunque è stata intervistata da Lisa Eldridge in un video che ha fatto sul make-up vintage, cioè per me lei è un fenomeno e in Italia comunque non è mai stato tradotto il suo libro, quindi questo secondo me è un po' una pecca che abbiamo noi, però secondo me arriverà tra un po' perché arriviamo dopo, però prima o poi insomma arriviamo anche noi. E niente, insomma, questo quindi è stato il tema di questo articolo, il prossimo non ve lo dico, però insomma mi sono divertita un sacco anche proprio ad andare a cercare, in realtà tipo avrei scritto penso un manuale, tipo 500 pagine per tutto quello che c'era da dire, però insomma le battute erano quelle che erano, quindi ho dovuto restringere, è stato un po' faticoso perché in realtà il primo articolo partorito era pomposissimo, grandissimo, infatti l'avevo letto in casa e quando poi hanno letto questo mio papà mi fa ma scusa ma non c'è scritto quasi più niente di tutto quello che avevi detto, però insomma i giornali sono così e quindi vabbè comunque l'ho tenuto perché tutte le ricerche che ho fatto, tutte queste cose insomma io le trovo super interessanti, quindi magari se ogni tanto vi va vi darò qualche chicca che ho trovato. Poi chi mi segue dall'inizio sa che ho fatto dei video comunque sulla storia dei prodotti anche qua sul canale, quindi è una cosa insomma nella quale proprio mi piace andare a cercare, a capire, eccetera. Quindi insomma spero che vi piaccia. Il giornale lo trovate già in edicola, è il numero di febbraio, quindi nel caso in cui troviate ancora quello di gennaio non prendetelo perché non è quello dove c'è l'articolo. Vi ricordo pagina 36, vabbè c'è la mini bio e poi l'articolo invece è proprio a pagina 244. E niente, abbastanza surreale. Credo di non essermene ancora proprio resa conto perché non sono ancora andata in edicola ad acquistarlo, quindi non ho ancora vissuto tipo il momento entro, mi compro il giornale dove c'è il mio articolo. Però vabbè, insomma, nei prossimi giorni spero di avere un modo di andare a prendere un paio di copie da regalare poi a tipo le mie zie così. E niente, grazie anche a voi perché comunque sapete che io ci tengo sempre a ringraziarvi perché o qua o da un'altra parte insomma mi supportate e insomma niente, non so spiegarvelo, mi viene da piangere. E però, forse quando ero piccola ci ho pensato, però non avrei mai, 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 mai pensato di riuscire a fare una cosa così. E tante so che magari mi diranno sì. Mi hanno già scritto, tipo anche su Facebook, sì, perché tipo è grazie comunque alla visibilità che avete, per carità, cioè, è vero, magari è anche per quello, però credo che se una persona non sa mettersi un pochino in gioco e non, comunque non si butta quando gli vengono fatte determinati tipi di proposte o, rimani lì. Quindi questo è un po' il messaggio che vorrei lanciare a tutte, che se avete una cosa nella quale credete, comunque provateci, perché mal che vada non va, cioè non succede nulla. E quindi insomma io adesso ho indirizzato un po' anche tutto il resto della mia vita e forse non avrei avuto il coraggio di fare queste scelte un po' di tempo fa. Quindi sono contenta, sono più tranquilla e soprattutto verserò meno lacrime di crisi isteriche, perché comunque adesso sto studiando delle cose che mi interessano molto di più. E diciamo che forse la visione che avevo prima era un po', non dico una visione non mia, però non completamente mia. Quindi insomma adesso sono io e sto facendo quello che mi piace, fortunatamente, però cercando di andare anche un pochino più a fondo e magari insomma cercando di, sì, è già comunque un lavoro, perché non scrivo solo per adesso per loro, però sapete che insomma sto lavorando un po' su questo. E Zefiro e Alur, comunque ve ne avevo già parlato, e quindi insomma speriamo di riuscire in questa strada che comunque vi ripeto voglio e pretendo e cercherò di far rimanere unita a tutto quello che comunque è stato il cammino che ho fatto fino adesso. Idem con patate che non guastano mai per il discorso del canale YouTube che comunque rimarrà aperto e anzi vi ho già detto che insomma cercherò di rendere molto più attivo come un tempo con i video. Niente, andate in edicola e prendete Flair così a pagina 244 vi leggete l'articolo e poi mi dite cosa ne pensate, insomma per adesso sono stati tutti positivi e insomma fatemi sapere, spero che comunque troviate interessante il tutto. Vi mando un bacio e ci vediamo presto.